traffico di sostanze stupefacenti e di esseri umani, sfruttamento della prostituzione, contrabbando di sigarette, estorsioni, riciclaggio, pizzo, violenze e omicidi, infiltrazioni mafiose nei settori dell'edilizia, dei commerci, della ristorazione e del turismo. La regione Marche dimostra sempre più di essere una terra interessante per le criminalità organizzate, che anche qui, come nel resto della penisola, trovano modi e spazi per espandersi e occupare territorio. A dirlo è la Direzione Nazionale Antimafia che con le sue relazioni annuali scatta la fotografia della situazione regione per regione. In particolare le ultime due relazioni, quella del 2015 relativa al periodo 1 gennaio 30 giugno 2014 e quella del 2016 relativa al periodo 1 gennaio 30 giugno 2015, segnalano che nelle Marche il traffico di stupefacenti coinvolge sia italiani, la cui presenza viene definita pregnante, sia stranieri, soprattutto albanesi, magrebini e pakistani. Alcune investigazioni hanno permesso di scoprire che una organizzazione assicurava l'approvvigionamento dal Pakistan dell'eroina destinata soprattutto al mercato marchigiano e che a volte vengono adottati contro persone indietro con il pagamento degli stupefacenti sistemi violenti che possono arrivare anche al sequestro di persona. Un'altra indagine poi ha dimostrato che un'organizzazione effettuava importazioni di cocaina, hashish e marijuana dall'Olanda e che aveva base operativa nell'Ascolano. In tutto questo è fondamentale il ruolo del porto di Ancona, che la procura attenziona in modo particolare. Ed è così, ad esempio, che nei primi sei mesi del 2014 la sola Guardia di Finanza ha sequestrato più di 1000 kg di hashish e di 29 kg di eroina. Il porto di Ancona, però, è un approdo fondamentale anche per i traffici di persone, soprattutto di siriani, iracheni, curdi, afghani e pakistani. Si sa che il traffico di migranti è gestito da organizzazioni criminali, ma non è ancora possibile definirne la natura e la composizione in quanto raramente effettuano più di un transito nel porto di Ancona. Inoltre, il trasportatore ha di solito ruoli marginali all'interno dell'associazione, proprio per evitare che in caso di arresto possa dare informazioni. In merito al traffico di esseri umani, la relazione del 2016 parla di una vera e propria tratta, in quanto i migranti pagano i costi del viaggio con il lavoro, trasformandosi in schiavi, come è il caso dei cinesi. Altro settore è quello dello sfruttamento della prostituzione, caratterizzato sempre più, secondo le relazioni della DNA, da modalità mafiose di controllo del territorio, sfociate anche in scontri tra bande antagoniste, agguati, violazioni di domicilio, inseguimenti tra auto, aggressioni, azioni incendiarie e lancio di ordigni. Le indagini hanno dimostrato che mentre albanesi e rumeni controllavano la prostituzione su strada, quella nei locali notturni era principalmente in mano di italiani e si registravano anche presenze cinesi. Non solo droga, prostituzione e traffico di esseri umani però. Nel 2014 il GIP ha emesso un decreto di sequestro preventivo di 13 immobili e di quote di 4 società all'interno di un procedimento contro 15 persone, fra cui l'indagato principale era in rapporto con l'Andrangheta. La contestazione riguardava l'uso di prestanome per l'intestazione fittizia di varie imprese edili che servivano a simulare la compravendita di immobili. Sempre nel settore dell'edilizia, secondo le relazioni annuali, nelle Marche operano diverse imprese edili, o dirette da siciliani, o nelle quali lavorano soggetti che hanno rapporti con le associazioni mafiose, specie dei Cursoti o i Cappello di Catania. Mentre per quanto riguarda l'Andrangheta ci sono più indagini in corso, ma due filoni investigativi riconducono al clan degli Alvaro, un'andrina di Reggio Calabria, e alla possibilità di attività di reimpiego nella provincia di Ancona, mentre altre indagini riguardano soggetti del napoletano che hanno acquistato alberghi. Per quanto riguarda il settore economico, inoltre, la relazione del 2016 spiega che la crisi comporta un rischio maggiore di infiltrazioni della criminalità organizzata, che potrebbe ambire all'acquisizione e alla gestione di alcune realtà imprenditoriali e commerciali attraverso l'uso di capitali illeciti. Tanti dati ed elementi che ci dicono che il rischio di infiltrazioni criminali nella regione Marche si è già concretizzato. Non è un caso quindi se i beni confiscati nelle Marche al 30 settembre 2015 erano 35, un numero che poneva la nostra regione al 15° posto della classifica nazionale stilata dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Mio padre riceveva delle telefonate alle quali rispondeva solo dicendo sì e poi prendeva e partiva. Mio padre pagava il pizzo a un gruppo d'albanesi e da lì è iniziato, diciamo, un anno di vita diverso. Cosa avete fatto? E mia mamma all'inizio
non sapeva come se ci dovevamo comportare. Però un giorno ho chiamato al dipartimento dei carabinieri e sono venuti da noi tre carabinieri in borghese. La denuncia ci hanno consigliato di non farla perché saremmo arrivati a un processo in cui non avevamo delle prove, c'erano solo contanti, quelli purtroppo non sono prove. E siccome questo gruppo, oltre a chiedere il pizzo a noi, lo chiedeva pure ad altri, e in più avevano un giro di droga e prostituzione, loro credevano che sarebbero stati arrestati per altro e non hanno voluto che ci esponevamo troppo perché poi forse sarebbe andata peggio. A un certo punto abbiamo smesso di pagare e lì è arrivato il vero momento delle minacce, quelle che dicevano a mio padre il nome dei suoi figli e dove uscivano, chi frequentavano, che ora tornavano la sera. Loro sono stati arrestati dopo 2 anni per altre cose. Però credo che mio padre abbia pagato sicuramente per un anno e ancora deve pagare alle banche per i mutui che si è fatto, quindi sono passati 15 anni. E le banche comunque hanno continuato nell'estorsione attraverso i tassi di interessi che poi aumentano, quindi. Questa è una delle tante storie di Pizzo che è possibile incontrare anche nella nostra regione, le Marche. Una vicenda accaduta tra il 1999 e il 2000, nel pieno centro storico di una delle più importanti città costiere e turistiche della nostra regione. Iniziamo quindi da questa storia e da questo luogo, a Isola del Piano, nella provincia di Pesaro e Urbino. Questo che vedete alle mie spalle è un casolare confiscato nel 2006 ad una famiglia legata alla criminalità organizzata, che ci viveva già dagli anni Ottanta. Avete capito bene, non stiamo parlando né di Campania né di Sud Italia, bensì del centro della penisola, di una di quelle terre considerate isole felici che però di idilliaco hanno rimasto ben poco. Anzi, è un territorio strategico che fa gola. La fotografia che emerge è quella di un territorio da occupare e su cui fare affari, non solo attraverso le attività di spaccio, contrabbando e traffico della prostituzione, ma anche con le infiltrazioni nel tessuto economico e commerciale. Un territorio in cui il pericolo si è già concretizzato, ma dove gli abitanti tendono a non accorgersi o a non crederci. A fare chiarezza nell'intricata materia delle criminalità organizzate ci ha aiutato Vincenzo Macrì, procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona, arrivato nel 2010 nel capoluogo dorico dopo essere stato prima procuratore a Reggio Calabria e poi sostituto procuratore alla DNA, la Direzione Nazionale Antimafia. Una vita contro le criminalità organizzate, esperto in particolar modo di 'ndrangheta calabrese. Quando sono arrivato nel 2010, io ho esaminato un po' la situazione della criminalità organizzata nelle Marche e ricordo che nel mio intervento al discorso inaugurale per l'anno giudiziario del 2011, io dissi che in Italia non esistono isole felici, intanto, quindi le Marche non potevano certamente considerarsi tali. Ma nello stesso tempo dissi che facendo una valutazione comparativa con il resto d'Italia, le Marche mi sembravano una delle regioni meno interessate ai fenomeni mafiosi. Devo dire però che nell'arco di 4 anni io ho visto e ho constatato che la situazione è cambiata. Ho assistito ad una evoluzione delle presenze mafiose nella regione, come era anche abbastanza prevedibile, perché i fenomeni mafiosi sono espansivi per loro natura, quindi tendono anche a occupare gli spazi vuoti e questo era uno spazio relativamente vuoto. Quindi da allora io ho notato un sicuro peggioramento della situazione marchigiana con una presenza sicuramente più diffusa e più forte di qualche anno prima. In particolare, ho notato che, pur essendo già presente, lo spaccio delle sostanze stupefacenti, si è passati ad un'attività di traffico e di spaccio con caratteri organizzati e non più a livello isolato, individuale o di piccoli gruppi. C'è un'attività di spaccio soprattutto nelle zone del litorale marchigiano e in particolare nella zona che va
da Porto Recanati a Porto San Giorgio, diciamo approssimativamente, e poi anche nella zona a nord, nella zona di Senigallia, che ha ormai caratteri di organizzazione, sia pure diciamo ancora non molto strutturata. C'è un mercato abbastanza diciamo attivo, fiorente, una richiesta di droga e un'offerta che si sta progressivamente adeguando e che risponde a queste esigenze. E questo è già un primo dato che viene confermato da sequestri sempre più rilevanti di sostanze stupefacenti, dai processi che abbiamo in corso, dall'inserimento di gruppi sempre più misti anche in queste attività, con presenze italiane che sono prevalentemente campane, pugliesi e calabresi, e anche presenze di etnie diverse. Linfa vitale per le organizzazioni criminali è lo spaccio di sostanze stupefacenti. Come ci hanno riferito fonti investigative, questi prodotti hanno invaso il territorio e la diffusione è una problematica molto seria per due ragioni. Da un lato infatti sta crescendo l'offerta di prodotti e quindi la quantità delle varie forme di droghe che è possibile comprare. Dall'altro si assiste nella maggior parte delle sostanze ad un aumento del principio attivo che può passare anche dal 10 al 50%. Inoltre il mercato è sempre più accessibile dal momento che vi sono state adeguate politiche di marketing delle organizzazioni criminali che hanno prodotto un abbassamento sensibile o addirittura un dimezzamento dei prezzi. Per cui droghe un tempo rivolte a fasce sociali alte come la cocaina si presentano ora a prezzi dimezzati e si rivolgono ad una platea ben più ampia. Non è un caso che l'età d'ingresso in questo mercato si abbassi continuamente. È durante le scuole medie inferiori che si inizia a consumare le sostanze ed è sui 14 anni, secondo le nostre fonti investigative, la soglia più critica. E mentre per marijuana e hashish il principio attivo aumenta, per la cocaina invece la qualità del prodotto, se di qualità si può parlare, si abbassa. Per garantire prezzi bassi infatti il principio attivo deve essere in percentuale ridotta e viene mescolato ad altre sostanze. A gestire questo mercato floridissimo è principalmente l''Ndrangheta, che come una multinazionale ha in mano un settore estremamente strategico, che se da un lato produce danni sociali e sanitari che il paese continuerà ad assorbirsi per anni, quando non addirittura vittime, dall'altro garantisce alle associazioni criminali miliardi da ripulire e reinvestire. A livello locale è strategico il ruolo del porto di Ancona per i traffici internazionali sia verso l'est che verso il continente africano. Inoltre, ci dicono le nostre fonti investigative, il traffico di droga è gestito da soggetti che vengono principalmente da regioni del sud e che in combutta soprattutto con persone di etnia albanese cercano di replicare quella che è una forma organizzativa classica delle organizzazioni di appartenenza. E trovano terreno fertile. Lo trovano soprattutto con chi è in una situazione borderline, ad esempio il gestore di un nightclub cui viene intimato di assumere determinate persone o di pagare per avere sicurezza quando arriva un cliente testa calda, oppure le discoteche con cui si fa uno scambio attraverso le droghe. La lotta delle forze investigative, ci dicono, è orientata sia al contrasto allo spaccio quotidiano che alla grande indagine. Il contrasto su strada però è fondamentale, ci dicono. Bisogna partire dal territorio, conoscerlo, parlare con le persone. Ed è proprio questo lavoro che porta a risultati eclatanti, come la confisca nel porto di Ancona nell'estate 2014 di un carico di 70 kg di eroina, il sequestro più ingente nella storia della regione. Un secondo settore di intervento della criminalità organizzata è quello del traffico di esseri umani. Abbiamo avuto parecchi processi nelle Marche di tratta di esseri umani, di soprattutto nigeriani, ma anche non solo nigeriani, che poi era finalizzato allo sfruttamento della prostituzione delle donne che venivano appunto tradotte in Italia con promesse di lavoro o di altro genere. E questa è un'attività che, sulla quale, ripeto, ci sono stati già processi, condanne anche di un certo peso. Nella relazione annuale del 2014 della DNA si legge che nelle Marche lo sfruttamento della prostituzione è prevalentemente gestito da rumeni, specie nel Fermano, mentre la mafia cinese mette il cappello sulla prostituzione d'appartamento. Chi si occupa da più di 10 anni del collegamento tra flussi migratori e reti criminali è Free Woman Onlus, un'associazione di volontariato che cerca di far emergere forme di sfruttamento sessuale, lavorativo o di altro genere e che opera quindi nel tema della tratta degli esseri umani. Abbiamo ascoltato il racconto di una operatrice dell'unità di strada che lavora sulla prostituzione sia in strada che in appartamento, di cui però su richiesta dell'associazione non riveleremo il nome.
l'unità di strada è proprio costituita da un'automobile che esce una o due volte a settimana per contattare le donne che lavorano, donne transgender che lavorano in strada, e si occupa soprattutto della riduzione del danno, quindi della prevenzione sanitaria. Facciamo educazione sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, in primo luogo l'AIDS, HIV. Prevenzione del danno anche per quanto riguarda la violenza, quindi facciamo informazione e tra virgolette formazione su come prevenire la violenza e come agire in caso avvenisse un'aggressione, perché è un fenomeno molto diffuso, soprattutto in strada. E contattiamo inoltre le ragazze anche in appartamento. Diciamo che questa è una fase in cui facciamo sia prevenzione e anche costruiamo dei rapporti di fiducia con le persone che si prostituiscono, in modo tale che nel momento in cui emergessero delle problematiche, delle esigenze anche che riguardano lo sfruttamento, possono entrare in un percorso che poi noi siamo diciamo autorizzati a mettere in atto. Ci occupiamo della provincia di Pesaro Urbino e di quella di Ancona. Il fenomeno è molto variegato già a partire da queste due province, perché nella provincia di Ancona e soprattutto sul litorale la prostituzione su strada rispetto agli anni 90 è molto molto calata, anche dell'80%, perché noi abbiamo contattato durante il semestre sulle 200 persone, quindi che si sono ricambiate nel corso di questi mesi. Perché la prostituzione è un fenomeno mobile, è proprio la caratteristica principale, proprio perché il cliente ama la novità, quindi anche la rete organizzativa che sta dietro alla prostituzione richiede un circolo continuo. Mentre nella provincia di Pesaro Urbino la prostituzione avviene totalmente al chiuso, indoor, in appartamento. Qui, in particolare sulle nostre strade, quindi sono i casi che noi conosciamo più a fondo, abbiamo due tipi di immigrazioni principali, anche in particolare tre. Per quanto riguarda la prostituzione femminile, prettamente femminile, abbiamo soprattutto nigeriane e rumene, e poi abbiamo tutta la fetta transgender brasiliana e colombiana, quindi gli stili di vita cambiano anche a seconda delle nazionalità. Principalmente le donne rumene, che sono la stragrande maggioranza delle donne che si prostituiscono nelle nostre strade, sono molto giovani, l'età media 20-22 anni, giovani madri che hanno i loro figli in Romania, quindi la loro partenza è proprio dovuta all'esigenza di far fronte al mantenimento dei bambini. Col passare degli anni sono diventate le prostitute più anziane che prendono il controllo delle ragazze più giovani, e in questo caso il ruolo dello sfruttatore è molto diretto e preponderante, perché inizia già dal paese di origine, perché il viaggio dalla Nigeria, ci sono anche dei confini, è un viaggio molto lungo. Le ragazze nigeriane sono collegate alla madam nella maggior parte dei casi anche attraverso dei riti religiosi, diciamo voodoo, per cui se la ragazza tradisce la sua sfruttatrice, questa può ritorcersi contro attraverso delle malattie. Oltre a questa c'è anche un controllo a vista delle ragazze che viene anche esercitato attraverso la violenza fisica, perché le donne nigeriane che vengono qui contraggono nei paesi di origine un debito che è molto alto, perché arriva a 50.000 euro e può anche superarli questi 50.000 euro, e ovviamente il debito viene pagato con il lavoro qui in Italia. Noi notiamo che sia in strada che in appartamento aumenta la prostituzione italiana, di cui ancora non conosciamo l'organizzazione, non sappiamo se sono donne assolutamente indipendenti che però in situazione di indigenza economica molto grave ricorrono a questo
rimedio estremo. Per quanto riguarda magari i flussi migratori invece all'interno dell'Europa, quindi magari le rumene, abbiamo anche una connessione tra strade, appartamenti e anche nightclub. Anche ultimamente sono uscite notizie di nightclub chiusi proprio perché in questi luoghi non si potrebbe esercitare la prostituzione, ma spesso invece viene esercitata sia all'interno che all'esterno di questi luoghi. Ci sono dei collegamenti proprio tra il viaggio di queste donne, magari per quanto riguarda alcune ricorrenze di compagnie aeree piuttosto che di autobus, e l'arrivo diretto in questi nightclub. L'informazione va sia alle ragazze, però andrebbe anche soprattutto fatta alla comunità, proprio per far capire ai clienti quali possono essere le storie dietro a queste ragazze. Che il traffico delle sostanze stupefacenti e il mercato della prostituzione fossero vitali per le organizzazioni criminali è una cosa risaputa. Forse è meno noto che anche nella nostra regione stanno aumentando casi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche e commerciali. Inserimento nelle attività economiche, questo sì, è invece in sicura crescita, in sicura evoluzione. E mi riferisco ai fenomeni di riciclaggio di denaro sicuramente di provenienza illecita, che viene investito in grossi centri commerciali, immobili, nel settore della ristorazione e del turismo. E quindi questo fa capire che c'è non solo un profitti illeciti di origine locale, ma anche profitti illeciti provenienti da altre regioni che vengono investiti sul territorio marchigiano. A questo proposito è la Guardia di Finanza con il tenente colonnello Gianfranco Lucignano del GICO, il gruppo investigativo criminalità organizzata, ad entrare nel dettaglio. La regione Marche ha subito, come quasi tutte le regioni, questo momento storico particolare, cioè una crisi economica perdurante da almeno 5-6 anni. Quindi questo ha messo in crisi tutto un sistema economico e soprattutto tutto un sistema imprenditoriale, nonché limitazione nell'uso e nell'erogazione del credito da parte di istituti di credito, e queste costituiscono tutti pilastri sui quali un'eventuale economia criminale può basare la sua costruzione. Quindi non ci sono attività imprenditoriali particolari o predefinite. L'importante è che sia un'attività imprenditoriale in difficoltà. La criminalità organizzata ha sicuramente varie facce, varie maschere. Abbiamo la maschera violenta, la maschera della forza che deve dimostrare agli abitanti di un territorio, e quella che viene vista in Campania, in Calabria, in Sicilia. Ha un'altra faccia, un'altra maschera, la maschera quella più sorridente, la maschera più accattivante, che invece utilizzano in regioni socialmente meno critiche e più tranquille, come possono essere quelle del centro Italia. Allora lì la criminalità organizzata deve essere vista non con questi episodi cruenti, che l'allontanerebbero, non creerebbero il consenso, ma deve essere come il vicino simpatico, l'amico del pianerottolo o il condomino dello stesso palazzo, per cui l'amico ti viene incontro nei momenti di difficoltà, quindi è colui che si presenta quando capisce che un'attività commerciale è in difficoltà e si presenta con la possibilità di tendere una mano, di effettuare un finanziamento che inizialmente è probabilmente senza alcun interesse, quindi è gratuito. Poi piano piano viene richiesto come una partecipazione per compensare questo prestito, una partecipazione nella società, e quindi c'è questa scalata all'interno di una attività commerciale
riconosciuta, lecita, sana, che però per difficoltà economiche poi viene insediata e diciamo invasa da questi capitali illeciti. La criminalità organizzata in queste regioni deve essere invisibile, quindi una, ammettiamo, facciamo degli esempi tra virgolette molto semplici, un panificio all'interno di un paese dove si è sempre visto il fornaio o quella tipologia diciamo di venditore che diventa quasi uno di casa, il cambiare dopo 20 anni di attività commerciale, quindi la vecchietta non vedere più quella persona che lo serve, crea un turbamento. Non ci deve essere un cambio traumatico in questa tipologia di gestione. Allora è chiaro che nell'esempio che facevo prima il panettiere rimane sempre lo stesso, ma in realtà quell'attività che per anni apparteneva a lui o alla sua famiglia in realtà appartiene a qualcun altro, e di solito sono capitali illeciti. Chiaro che questo esempio poi va ingigantito, quindi dal panificio, dalla salumeria, dalla macelleria, poi andiamo all'autofficina, al centro commerciale, all'impresa edile. Nelle Marche abbiamo un'ottantina di soggetti che risiedono e che hanno alle loro spalle delle condanne passate in giudicato per quei reati classici della criminalità organizzata che sono compendiate nell'articolo 51,3 bis del codice di procedura penale. Quindi noi siamo in una regione dove ci sono queste presenze. Chiaramente queste presenze poi si sono moltiplicate perché molti di loro vivono con le loro famiglie, alcuni si sono riciclati nell'attività lecita, altri potrebbero non essersi pentiti e non aver rescisso quei legami con il passato. Per cui è un elemento di criticità. Questi soggetti, più di altri, vanno attenzionati. Però poi ci sono anche gli altri, quelli difficili da scovare, quelli che non hanno un'etichetta, sono gli incensurati, sono quelli che in passato venivano definiti i colletti bianchi, i professionisti, quelli che non hanno o almeno non si riesce a ricostruire un legame con soggetti con precedenti penali, ma che in realtà lavorano per questi e lavorano soprattutto per reimpiegare i loro proventi e ottimizzare questo impiego, cioè far sì che questi proventi illeciti rendano il più possibile. Nelle Marche ci sono degli indici particolarmente caratterizzanti che potrebbero essere gli stessi indici che si evidenziavano ad esempio in Emilia Romagna o anche in Toscana, cioè innanzitutto la presenza di carceri di alta sicurezza, quindi dove vengono ristretti soggetti al 41 bis, e questo costituisce un polo anche di attrazione, perché solitamente i soggetti reclusi in questo particolare regime penitenziario poi tendono ad avere a famiglie che li vanno a trovare, a parenti, per cui poi dopo conoscono un determinato territorio e si insediano in quel territorio, proprio perché si vive bene, i servizi funzionano. Quindi questa è la prima criticità. Poi dopo abbiamo le Marche, come anche l'Emilia Romagna, come anche la Toscana ed altre regioni, ad esempio anche il Piemonte, era un luogo dove molti soggetti vengono destinati per soggiorno obbligato. Quindi parliamo innanzitutto soggetti quindi ristretti con un particolare regime, quindi quello del soggiorno obbligato, e poi abbiamo il mondo dei collaboratori di giustizia. È chiaro che questi insediamenti potrebbero trovare lasciare immutato un collegamento con le loro regioni di origine e talvolta costituire delle teste di ponte per
consentire una proliferazione di soggetti dalle regioni di provenienza in queste regioni più tranquille. E su questo argomento abbiamo sentito anche Anna Alessia Petrozzi, caporedattore di Antimafia 2000, una rivista nata a Palermo che ha la redazione principale proprio nelle Marche, a Sant'Elpidio Mare. In un momento di crisi così forte che colpisce praticamente la piccola e media impresa, che è il tessuto imprenditoriale delle Marche, e in cui le banche hanno chiuso completamente i rubinetti, mandando in crisi un intero sistema, il settore calzaturiero per esempio, molti si sono trovati con la cosiddetta acqua alla gola. È la situazione ideale per le mafie, perché avendo una liquidità così... non so neanche come quantificare, gigantesca, loro hanno proprio un problema con i soldi, non sanno dove metterseli. Loro anche quando comprano i centri commerciali, dopo 2 o 3 anni, se voi fate caso, li fanno fallire, ne subentra un altro, perché loro non hanno bisogno di guadagnare, non hanno bisogno di reinvestire, non sanno veramente dove metterseli. Quindi con uno sbilanciamento così enorme tra economia legale e economia illegale, le mafie proprio proliferano. All'inizio, quando noi ci siamo presentati, ci presentavamo in giro anche alle istituzioni, dicevano: ma che ci fa una redazione di Antimafia nelle Marche? Che c'entra? Qualcuno addirittura ci ha detto: ma voi qua che volete? No? A noi invece era apparso subito chiaro, studiando la storia del nostro paese, quella che a scuola non si insegna, ma che se uno fa un po' di ricerca la trova, è apparso subito chiaro che la questione mafiosa non riguarda la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Campania, riguarda il nostro paese, non solo da un punto di vista proprio storico, ma da un punto di vista anche economico e sociale e culturale. Quindi per noi essere nelle Marche o essere a Torino o essere in Calabria, da un punto di vista di impegno di italiani, era la stessa identica cosa. Ci siamo resi conto però in questi 14 anni del nostro lavoro in Italia e sul territorio che è cambiato, qualcosa stava cambiando anche proprio nelle Marche. Come ci ha ricordato il procuratore Macri, innanzitutto bisogna capire cosa avviene nel territorio. Ad esempio, quando c'è un giro di ricambio nei negozi per cui chiudono e aprono nel giro di poco tempo, lì, ci ha detto Macri, c'è sicuramente qualcosa, c'è sicuramente riciclaggio. Si tratta di attività aperte per poco tempo, finalizzate a frodi, per cui si riforniscono di merci, non pagano, truffano i fornitori, la merce scompare e si chiude. Oppure funzionano da scontrinifici, ovvero battono scontrini senza vendere niente, solamente per riciclare denaro sporco e giustificare un'entrata. Quindi si va in banca, si versa del denaro per l'incasso della giornata precedente, ma in realtà è denaro sporco che viene riciclato in quel modo, sulla base appunto di scontrini fasulli. Questo è uno dei modi di riciclaggio commerciale. Poi c'è tutta l'attività di false fatturazioni, frodi fiscali, bancarotta fraudolenta, cioè falsi fallimenti che nascondono delle frodi, ovvero degli occultamenti di profitti. Ci sono processi in corso già nella fase del dibattimento, ma ci sono molte indagini in corso che ancora non sono arrivate alla fase dibattimentale, che però stanno appunto interessando tutti i settori che io ho detto, anche altri settori che riguardano, diciamo, operazioni anche di contraffazione di beni, l'agroalimentare, ci sono delle truffe molto grosse nel settore dell'agroalimentare, con importazione di beni che poi vengono spacciati per prodotti bio-naturali, prodotti ecologici, che invece non hanno per nulla queste caratteristiche e vengono importati dall'estero. Mi riferisco al grano, al vino, all'olio e ad altri prodotti. Quindi c'è anche questa attività che non è necessariamente di origine mafiosa, ma che è anche di origine mafiosa. Quindi ci sono questi fenomeni e comunque di criminalità organizzata di tipo economico. Dicevo che poi c'è l'investimento negli immobili e la penetrazione sempre più, diciamo, incisiva nel settore della ristorazione e del turismo. Qui ci sono dei segnali sicuri, evidenti. Già anche quest'anno abbiamo assistito a una serie di attentati incendiari prevalentemente e anche qualche volta anche dinamitardi ai danni di chalet, dei cosiddetti chalet lungo la costa. Questi sono sicuramente segnali di penetrazione mafiosa, di richieste estorsive in danno dei proprietari di queste attività, per cercare o di ottenere una tangente sui loro guadagni, oppure
il tentativo di entrare proprio nel settore direttamente. Sono dei segnali, alcuni omicidi che sono avvenuti nelle Marche in questi anni e che sono, diciamo, secondo me, significativi. Uno, il primo è un omicidio che è avvenuto nel 2011, mi pare, fra Pesaro e Urbino, di un certo D'Amato, Antonino D'Amato, che aveva un locale, il quale è stato ucciso con modalità sicuramente mafiose. Sono in corso ancora le indagini da parte della procura di Urbino. E l'altro è l'omicidio avvenuto quest'anno di Sarchier, che anche lì, sia pure è una micro criminalità mafiosa, ma comunque significativa, perché fa capire che c'è un tentativo di monopolizzare alcune attività commerciali, anche modeste, attraverso la violenza. E quindi questo è molto, diciamo, non era consueto nelle Marche questa metodologia di intervento. Teniamo conto che nelle Marche sono ancora presenti dei collaboratori, degli ex collaboratori di giustizia che vivono qui e intorno ai quali potrebbero anche, come dire, coagularsi dei micro gruppi di criminalità organizzata. E questo, sappiamo i nomi di queste persone, sappiamo più o meno cosa succede intorno a loro, e quindi abbiamo anche questo piccolo problema, che non è da poco però. Io ho segnalato anche i lavori che ci sono in corso nelle Marche, che sono soprattutto i lavori relativi al cosiddetto quadrilatero, lavori legati a tutte le, insomma, come dire, le infrastrutture locali, per far capire che lì potrebbero esserci infiltrazioni, così come sono avvenute per esempio all'Aquila in occasione del terremoto, o in Lombardia in occasione di opere pubbliche come l'Expo 2015. Anche lì l'avevamo segnalato noi molto anticipatamente come Procura Nazionale, che ci sarebbero state infiltrazioni. Anche lì non era stato colto il pericolo, oggi vediamo che invece di fatto è tutto gestito dall''Ndrangheta e dalle imprese dell''Ndrangheta. Quindi questo è un settore che va vigilato con molta attenzione. Sul versante delle infiltrazioni negli appalti, un'esperienza ci arriva proprio da questa terra, dalla provincia di Pesaro Urbino. In particolare parliamo dei lavori di allargamento a tre corsie dell'autostrada A14 nel tratto Fano Cattolica, 30 chilometri circa, dove hanno lavorato 86 ditte subappaltanti e circa 300 operai. Ce l'hanno raccontato alcuni lavoratori e Simona Ricci, segretario della CGIL della provincia di Pesaro Urbino. Nel dicembre del 2010 intercetto dei lavoratori per iscriverli, poi dopo qualche giorno vengono da me per informarsi sul fatto che comunque la ditta gli aveva chiesto dei soldi indietro. Inizialmente si erano accordati per 11 euro e poi dopo una settimana gli hanno detto che 11 euro non era possibile dargli, ma gli davano 8 euro. Nel frattempo, quando era giorno di paga, un lavoratore rumeno viene da me e mi dice: guarda che non sono più 8 euro ma sono 5 euro, e poi i giorni di pioggia, che in edilizia quando piove non si lavora ma si percepisce la cassa integrazione per maltempo, non ci dobbiamo pagare l'albergo e ci dobbiamo pagare anche il vitto. Il direttore del personale minimizza questo fatto, praticamente gli veniva dato l'assegno, venivano accompagnati in banca uno a uno per riscuotere l'assegno, fuori dalla banca dovevano mettere in una busta chiusa i soldi e darli al caporale. Dal momento in cui è successo il fatto non siamo potuti più entrare in quel cantiere, perché comunque abbiamo capito che rischiavamo anche la nostra incolumità. Come l'ha capito? L'ho capito perché un giorno dopo la denuncia ci siamo ripresentati lì e uno dei caporali mi è venuto faccia a faccia e non mi ha detto niente, però mi ha fatto
da quello ho capito che non era il caso di presentarmi più in cantiere. E poi in più ho avuto una telefonata da un comandante dei carabinieri dell'Emilia Romagna che mi ha detto di stare attento perché questi comunque avevano dei precedenti penali. Questo è un territorio che per storia, per livello di coesione sociale che ha sempre avuto, per diciamo, le condizioni di relativo benessere che ha sempre avuto, diciamo, secondo me ancora non è abituato a fare i conti con questo tipo di fenomeni, diciamo, con le infiltrazioni proprio in senso concreto, quantomeno con il pericolo di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, nonostante ci siano alcuni elementi oggettivi che lo stesso, per esempio, procuratore della Repubblica Palumbo più volte anche sulla stampa ha denunciato, piuttosto che altri dati oggettivi come il fatto che circa la metà dei beni sequestrati o confiscati alle mafie della regione Marche sono nel nostro territorio provinciale. Quindi ci sono, diciamo, qua e là dei segnali estremamente preoccupanti, però sembra che, insomma, non si voglia fare i conti con questo tipo di condizione, che almeno dal nostro osservatore, che purtroppo per questo tipo di fenomeni è privilegiato, soprattutto in questi ultimi 3-4 anni di crisi devastante nel nostro territorio dal punto di vista economico del sistema produttivo, noi abbiamo visto, diciamo, molti segnali che vanno in questa direzione. I fenomeni avvengono soprattutto quando anche negli appalti pubblici e non solo pubblici avvengono offerte al massimo ribasso. Quando ditte locali non riescono a vincere per questi motivi, allora il fenomeno può entrare in azione. Siamo subito intervenuti che a livello locale, abbiamo fatto protocolli d'intesa dove tutti i comuni, la provincia, il sindacato, le organizzazioni datoriali hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che stabiliva che tutti gli appalti avessero un punto di massimo ribasso non più del 25%. Come ci hanno dimostrato i casi più recenti di Mafia Capitale, le organizzazioni mafiose trovano il modo di fare fiumi di soldi entrando nel mondo quotidiano di ciascuno di noi, senza sparare un colpo. E come si vede bene da queste storie, alla base del loro potere ci sono le fasce più deboli della popolazione e le categorie che lo Stato non riesce a tutelare adeguatamente: esercizi commerciali, aziende e imprese. L'associazione a difesa dell'orientamento dei consumatori, l'ADOC Marche, ha aperto da 2 anni uno sportello dedicato ai giocatori d'azzardo, persone con una dipendenza da gioco che dopo aver dato fondo alle risorse interne alla propria famiglia cadono nell'usura. Ecco quanto ci ha raccontato Marina Marozzi, presidente ADOC Marche. Il problema nasce principalmente da un fattore determinante, che è stato quello della proliferazione dei giochi d'azzardo, molto spesso accompagnato da pubblicità anche in un certo senso ingannevoli, se vogliamo, perché comunque molto accattivanti. Tutto questo accanto a una legislazione che ha consentito appunto l'apertura delle sale gioco, l'apertura di tanti tipi di giochi e di giocate, gioco online, che riguarda le persone che, diciamo, più in generale hanno un po' di dimestichezza con il computer e che magari hanno anche tempo a disposizione, che passano parecchio tempo a casa. Se non proprio un problema di usura vero e proprio, però è il problema dell'indebitamento, diventa inevitabile quando si è dipendenti del gioco, perché o si ha una disponibilità illimitata di denaro, il che è quasi praticamente impossibile, oppure è facilissimo cadere appunto in forme di indebitamento. La prima cosa che abbiamo pensato di fare era far conoscere il problema alle persone, far sapere che seppure avessero avuto questo problema non erano sole, e quindi parallelamente abbiamo creato anche uno sportello di prima assistenza e di ascolto per poi eventualmente inviare il caso alle strutture della sanità pubblica che sono organizzate proprio per questo caso. Insieme a questo abbiamo creato anche una consulenza di tipo legale, perché molto spesso accade che la dipendenza da gioco d'azzardo viene affrontata diciamo come patologia fine a se stessa, senza però magari accompagnare il percorso diciamo di riabilitazione
anche tenendo conto dell'altro problema, e cioè quello che nel frattempo il soggetto magari potrebbe aver affrontato a livello di indebitamento, quindi magari potrebbe essere caduto in situazioni di usura, eccetera, oppure a livello anche di tutela del patrimonio personale. Un altro settore che rischia di essere contaminato profondamente dalle presenze delle criminalità organizzate è il territorio. Noi abbiamo parlato con Maurizio Cattoi, che è comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pesaro Urbino e che proprio qui a Isola del Piano ha vissuto circa 10 anni. Io penso che l'attività generale e la presenza generale del Corpo Forestale è proprio nel andare a riparare le finestre rotte del territorio, ovvero sia essere lì dove iniziano i dissesti, dove il territorio è sguarnito. Quella è un'area appetibile da parte di chi vuole organizzare su questo sistema non controllato un sistema alternativo di carattere criminale, di carattere quindi di economico illecito. Poi da questi reati o questi illeciti che avvengono nel territorio emergono delle fattispecie che sono spia della situazione che può evolvere in forme criminogene più ampie. Quindi si parte sempre da un reato ambientale per poi dopo andare a costruire la rete, la filiera della cui prodest a chi giova il sistema, e lì si incontrano poi dopo varie fattispecie di problematiche, perché faccio l'esempio nel caso dell'agricoltura biologica e degli illeciti accertati insieme alla Guardia di Finanza, per esempio anche qui a Pesaro recentemente, ecco, si è partiti dalla presenza di sostanze non lecite in prodotti dichiarati biologici e si è dovuti poi con questo arrivare fino alle importazioni fatte con le navi in maniera coerente con i parametri dell'agricoltura biologica e che avevano fruttato forte surplus di valore sul mercato del tutto illecitamente a danno dei consumatori. Nelle Marche, secondo il rapporto di Lega Ambiente sulle ecomafie, non esiste una struttura malavitosa organizzata per la gestione di rifiuti pericolosi. E i marchigiani hanno molto a cuore il loro territorio e hanno molta sensibilità per questo tema. Tanto è vero che negli uffici provinciali e regionali dell'associazione arrivano continuamente telefonate di denunce di discariche abusive o di maltrattamento di animali. Un segno positivo di attenzione per il locale, certamente. È però vero che i reati ambientali nella nostra regione sono in aumento. Nonostante ci sia una sensibilità sicuramente in crescita, il mercato dell'ecomafia non conosce purtroppo dei limiti. E infatti nello scorso anno sono stati denunciati oltre 29.000 infrazioni accertate, per cui quasi 80 ogni giorno, un numero che per fortuna vede la nostra regione, le Marche, non tra le regioni, tra i territori che sono immuni da questo fenomeno, però neanche un territorio dove possiamo sicuramente non abbassare l'attenzione, però stare quantomeno più tranquilli dal punto di vista del numero dei reati, che comunque sono tanti, perché nel 2013 sono stati circa 260 infrazioni accertate. Soprattutto per il nostro territorio, delle infrazioni che hanno riguardato il tema del ciclo dei rifiuti, che è quello dove purtroppo ancora si riscontrano i principali problemi. Il porto di Ancona è sicuramente una delle zone che per la propria vocazione tende ad essere sicuramente un territorio un po' più sensibile. Quali sono i reati ambientali? Purtroppo all'ambiente sono legati moltissimi aspetti, quello principale che ci viene in mente è quello legato a tutta quanta la filiera dei rifiuti. Poi c'è anche il tema dell'illegalità nel ciclo del cemento, per cui nelle costruzioni. Ci sono purtroppo reati sugli animali, sull'avifauna o anche i beni culturali, sicuramente il ciclo della green economy. Nelle Marche però è in crescita il numero delle discariche abusive. Questo però pensiamo che non possa essere legato se non a un po' di chiamiamola distrazione. Quello che possiamo leggere dal rapporto Ecomafia sembra che non ci faccia ricondurre a una rete organizzata di male affari legato alla non gestione dei rifiuti.
Da queste esperienze si capisce bene che, come ci ha detto Macri, la nostra regione è solo in apparenza sana, perché in realtà se si va a cercare il marcio c'è e si trova. Invece c'è una visione idilliaca di questa terra, si pensa che sia una sorta di isola felice che come conseguenza però determina il sottodimensionamento di molti uffici giudiziari. Io vedo dal mio ufficio che è sottodimensionato rispetto ad altre sedi dove, a parità di popolazione, a parità di numero di tribunali, l'organico è molto più ampio che nel mio. E invece non è così. Anche qui ad Ancona, per esempio, non c'è il procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica, che c'è dappertutto quasi nelle DDA, e qui non c'è. Insomma, un po' riflette un po' questa considerazione, che le forze, diciamo, le risorse vanno concentrate nelle sedi a rischio, Sicilia, Calabria, Campania, ed è giusto perché lì la situazione è veramente tragica, però non, senza trascurare zone che proprio per questa disattenzione possono poi diventare zone a rischio. Quindi non bisogna aspettare che diventino a rischio. Perché nel giro di pochi anni poi le cose cambiano, eh? Non è che ci vuole molto tempo. In genere partono proprio da questa attività, dalle estorsioni. E se va bene lo allargano. Ora, se invece c'è una risposta immediata, una denuncia immediata, e questi tentativi vengono stroncati sul nascere, allora c'è la possibilità di fermare questa penetrazione, altrimenti dilagherà. Così come, insomma, altre forme di criminalità organizzata sono quelle delle rapine in villa, dei furti in abitazioni, fanno capo a gruppi organizzati. Quindi c'è questa... io però penso che ancora sia il fenomeno, il pericolo, sia molto sottovalutato nelle Marche, perché c'è ancora l'idea che le Marche sono fuori. E anche alcuni atteggiamenti, diciamo, anche degli organi investigativi, fa parte di questa mentalità che in fondo nelle Marche non ci siano grossi problemi. Io ho sempre cercato di stimolare la polizia giudiziaria a non fermarsi all'evidenza dei fenomeni, ma a cercare di capire quello che c'è dietro, cercare di capire quello che avviene anche, diciamo, a livello occulto, perché c'è anche una serie di, come dire, di presenze occulte che potrebbero nascondere interessi illeciti. Queste sono, come dire, aggregazioni di potere fra settori imprenditoriali, logge massoniche, ambienti politici e ambienti criminali, così come sono avvenuti in altri luoghi e in altri territori, possono anche riprodursi in questa regione. E qualche traccia, secondo me, c'è già. Quindi bisogna stare attenti anche a questo mondo apparentemente pulito, ma che invece nasconde interessi e attività illecite. E anche il procuratore della Repubblica, che anche per le ristrettezze di personale che hanno e la carenza delle strutture giudiziarie, sono costretti a concentrare la propria attività su quello che arriva dalla polizia giudiziaria, secondo me invece potrebbero più utilmente, certo con risorse maggiori, cercare di stimolare la polizia giudiziaria a, interessarsi a filoni investigativi nuovi, poco esplorati, poco attivati, perché potrebbero venire fuori delle cose molto interessanti che all'apparenza non appaiono. Le Marche già da un po' non sono più un'isola felice, il problema è che sempre quando si parla di mafia si aspetta che succeda qualcosa, quindi quando hanno cominciato a bruciare gli chalet sul litorale, non so, a Porto San Giorgio, quando si è cominciato a parlare di qualche latitante ritrovato nelle zone intorno a Sant'Elpidio-Mare, a Monte Urano per esempio, quando hanno cominciato a verificarsi gli atti intimidatori tipo teste mozzate di animali fuori dai cancelli, cose che fanno parte insomma di una cultura che non è marchigiano, diciamolo, allora ha cominciato a sentirsi insomma la sensibilità della gente, qualcuno ha cominciato a chiedersi cosa succede. Ora il problema è andato peggiorando con la crisi, con il problema economico. Le Marche
un tessuto produttivo molto appetibile, molto appetibile. La differenza la possono fare gli anticorpi, cioè la gente, l'attenzione che ha la gente. Però bisogna stare attenti, perché in questo momento di bisogno reale di liquidità, oggi un imprenditore che è in crisi, ha bisogno di liquidità, non vuole magari licenziare i suoi operai, quindi anche mosso da, cioè, da una cosa positiva, voglio dire, uno spirito positivo, può non sapere che gli arriva qualcuno, che non arriva con la coppola, la lupara messa a tracolla, ovviamente arriva con la giacca, la cravatta, sotto magari le spoglie di una finanziaria, di una cosa bancaria, eh? E vanno e cominciano a comprare questo, prestano soldi magari anche a prezzi vantaggiosi, magari con interessi molto più bassi delle banche, ma con l'unica finalità di appropriarsi piano piano della proprietà dell'azienda e a volte mandarla in fallimento, perché appunto non interessa delle mafie in questo modo, non guadagnano da lì, ripuliscono. Sicuramente è un territorio che può fare gola, ma diciamo con la nostra associazione abbiamo anche la fortuna di incontrare tantissime buone pratiche, ed è quello che noi promuoviamo con molta forza, perché parlo adesso del tema sicuramente dei rifiuti. La nostra regione è un territorio molto virtuoso da questo punto di vista, per cui c'è molta attenzione al territorio, una consapevolezza del cittadino e anche delle imprese che operano, dei consorzi che gestiscono i rifiuti, per cui credo che una principale sensibilità, una cultura, un'informazione, ed è per questo che è fondamentale il ruolo anche dei media in questo, possa aiutare moltissimo ad allontanare questi processi, perché poi il presidio del territorio è fondamentale. Penso che sia difficilissimo dare un consiglio, però sicuramente non bisogna stare zitti, perché loro se ne hanno vinto. E quindi magari sì, affidarsi alla legge, ma anche magari alle persone che lavorano e che vivono intorno a te. Quindi magari, ecco, se un esercizio commerciale viene ricattato, magari parlare con quelli vicini e creare anche una rete di solidarietà. Siamo ancora qui a Isola del Piano, alla Fattoria della Legalità. Abbiamo sentito, parlato e intervistato tante persone, protagonisti della lotta alla criminalità organizzata nella nostra regione, ma l'impegno ovviamente riguarda tutti. Qui con noi c'è il sindaco di Isola del Piano, Giuseppe Paolini, che ha seguito fin dall'inizio il processo per riportare questa struttura alla legalità e alla collettività. Sindaco, ecco, cosa avveniva in questo casolare pochi anni fa, fino a pochi anni fa? E cosa invece sta avvenendo ora? Ma diciamo che qui la storia inizia negli anni '80, quando questa famiglia si trasferisce da Lecco qui a Isola del Piano. Per anni sembrava che fosse un imprenditore lombardo che aveva scelto il Buon Ritiro con la famiglia qui a Isola del Piano. Poi col tempo si comincia a capire che c'erano delle cose che non andavano, con dei movimenti strani, eccetera. Ma però di preciso non si sapeva niente. Non si sa niente fino al 2002, quando il procuratore Luca Masini dalla questura di Lecco partono con questa operazione sciacallo, arrivano qui polizie, cioè arrestano tutti, e praticamente da lì inizia poi tutto quello che è il percorso che porta poi oggi alla Fattoria della Legalità. Qui i problemi erano molteplici, le situazioni che si creavano e che vedeva la presenza dei carabinieri, poi si vengono a imparare dopo. È naturale che tu vedevi dei movimenti strani di persone che arrivavano, di momenti in cui magari non c'erano più neanche i figli e la moglie, rimaneva solo, e poi lui era circondato da una pletora di persone e qui c'erano anche 4-5 Rottweiler che erano lasciati liberi, che erano anche abbastanza veloci, per cui era difficile avvicinarsi alla persona. Però naturalmente al di fuori nell'ambiente circostante godeva anche di rispetto, perché viaggiava con mazzi di denaro e offriva da bere e faceva l'amico con tutti, il compagno con tutti. Poi con l'operazione, come dicevo prima, l'operazione sciacallo, tu scopri veramente chi era il soggetto e che operava
con un clan malavitoso di criminalità organizzata, e c'è anche il sospetto che fosse in qualche modo, leggendo gli atti, fosse legato a un'andrina che operava tra Erba e Lecco e Como, e praticamente era dedito a tutto quello che sono le attività malavitose, dalla prostituzione, estorsione, riciclaggio, ricettazione e quant'altro, anche spaccio, eccetera. Gli abitanti di Isola del Piano che avevano avuto a che fare con questa persona che viveva qua, si era comunque integrata, come hanno reagito alla notizia che in queste colline ci potesse essere arrivata la criminalità organizzata, addirittura qualcuno probabilmente legato alle 'ndrine calabresi? All'inizio c'è un po' di sconcerto e poi, come si dice, sembra che le Marche siano immuni, non operava qui, operava su in Lombardia, diciamo che poi pian piano scende nel dimenticatoio e diventa uno dei tanti personaggi o pochi personaggi che hanno attraversato le nostre colline, delle Marche, eccetera, che possono più o meno avere influito in maniera negativa, o se positiva vengono ricordati, se negativa giustamente vengono volutamente dimenticati, però le radici e la violenza che hanno fatto queste persone rimangono secondo me anche come forze e energie che alcuni che abitavano qua, alcuni giovani anche, mi dicono che prima qui e sentivano solo energie negative, adesso rivedendo l'aperta e vedendo i giovani che ci vengono, tutte le attività che si fanno, cioè hanno naturalmente cambiato completamente opinione. Ecco, concludiamo allora questo nostro lavoro d'inchiesta con una nota positiva. Questa struttura appunto adesso è tornata alla collettività, quali le attività che ci vengono svolte? Naturalmente questa qui è stata confiscata e assegnata definitivamente al comune di Isola del Piano nel 2006. E dal 2006 al 2010 viene quasi abbandonata. E nel 2010, quando vengo eletto sindaco attraverso l'Agenzia dei Beni Confiscati, chiedo la riassegnazione del bene, perché erano poi due proprietà, la riassegnazione del bene che viene fatta a gennaio del 2011 e poi a luglio del 2011 abbiamo il primo campo di estate liberi e che si conclude con la presenza di Don Ciotti. Noi pensavamo qui di farci subito delle attività che erano tipo un birrificio artigianale, fare un bed and breakfast, fare sale riunioni, ristorazione, eccetera, ma coinvolgendo le aziende sane del territorio, perché questo è un progetto che deve coinvolgere tutta la gente, cioè non può vivere solo ed esclusivamente con denaro pubblico, perché sennò è una sconfitta. Questa deve a un certo punto diventare autonomo, reggersi da solo, avere una sua economia e assumere anche delle persone. Stiamo rivedendo un po', ridimensionando questi progetti, di sicuro diventerà un centro di formazione permanente, c'è già una sede di una biblioteca della legalità Bill che è stata fatta grazie all'aiuto anche dell'Associazione Nazionale Magistrati e al grande lavoro che ha fatto Valeria Patrignani della Memoteca Montanari. Per cui ci sono progetti, ma quello che è bello, quello che riusciamo a trasmettere ai giovani sono i sogni. E come diceva Caponnetto, di queste cose dobbiamo parlarne nelle scuole, dobbiamo parlarne tutti i giorni, dobbiamo fare in modo che non ci sia un'età in cui inizi a parlarne. Grazie. Thank you.